Siamo pronti per la lezione di Pilates? Eccoci qui! Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a We Like Volvera con Magic Dancing. Io sono Donatella. Ciao, io sono Sara. Allora, per la lezione di Pilates di questa sera una piccola novità, perché lei sarà l'insegnante e io sarò Abbiamo l'assistente. ribaltato un po' i ruoli. Siamo pronti per cominciare? Mettiamo un po' di musica. Ciao Claudia, un bacione. Se il computer collabora. Arrivo. Aspetta che avvicino la musica. E altra? Sì. Va bene. Allora, allarghiamo le gambe all'altezza bacino. Andiamo a posizionare bene l'ombelico che spinge verso il coccige, abbassiamo le spalle, due respiri profondi. Inspiro, fuori l'aria. Ancora uno. Inspiro e fuori l'aria. Cerchiamo l'ombelico con gli occhi e cerchiamo il soffitto senza andare a schiacciare la zona cervicale. Pensate solo ed esclusivamente ad allungare il più possibile le spalle, ben staccate dalle orecchie. Ne facciamo ancora uno. Cerca l'ombelico e allunga indietro. Ruotiamo verso destra, ritorno al centro, ruoto verso sinistra. Dovete sforzarvi di andare a guardare oltre la vostra spalla, neuronale. E ritorno a sinistra. Inclino, stessa cosa, non state al telefono, spingete bene giù la spalla, cambio, e su, ancora due. L'ultimo, respiro profondo, inspiro, fuori l'aria, fletto le gambe, mani sulle cosce, scendo una vertebra alla volta a partire dalla zona cervicale fino alla zona lombare. Arriva fino al massimo delle tue possibilità vertebrali, lascia le mani al suolo e stendi le gambe e rifletti leggermente, cercando di mantenere sempre il ginocchio, la caviglia e la punta del piede in linea. E ancora quattro, estensione, andiamo tre, mi raccomando lasciate bene i gomiti tesi in avanti. Allungate la colonna vertebrale il più possibile. Rimango flesso, risale solo la schiena con le mani sulle cosce. Da qui andiamo ad attuare un piccolo movimento della zona lombare, contrai e rilascia in fuori, mi metto di profilo così vedete bene. Contrazione e rilascio. Attenzione, l'assetto del gomito non cambia mai, quindi lo posizionate leggermente flesso e andate a lavorare solo in pressione sulle vostre cosce. Andiamo 3 e rilascio. Andiamo 2, cercate di isolare la zona lombare, non coinvolgete tutta la schiena, stiamo solo lavorando con questa parte. Ne facciamo ancora uno. Inspiro, espiro. Da qui lasciate le gambe così come sono e andate ad allungare in avanti il busto. Rimani, senti bene i talloni sotto il pavimento, pensa ad allungare il più possibile la colonna vertebrale. Ancora un respiro profondo e stendiamo entrambe le gambe. Da qui vi chiedo cortesemente di andare superno del piede destro, ruotare completamente il tronco. Attenzione alle anche che devono seguirvi. Ritorno al centro. Cambio, andiamo a sinistra. Allungarsi il più possibile. All'inizio del movimento non lo forzate, lasciatelo proprio libero, cercate di seguire quello che vi dice il corpo. Ritorno al centro. Cambio, perno a sinistra e ritorno. Per salire vi chiedo di flettere le gambe e risalgo un pezzo alla volta. Se quando salite vi gira la testa, vi fermate un attimo.
Respirate e riagganciate. Inspiro. Fuori l'aria. Mi raccomando sempre il coccige che spinge in avanti e l'ombelico che spinge verso il fondo della vostra sala. Braccio destro sale, aggancia la spalla destra, l'orecchio e spingila giù. E ancora, aggancio e scendo. Ve ne fate ancora 5. Lontano e giù. 4. Cerchiamo di creare il più possibile un movimento dinamico, perché se andiamo troppo lenti, il corpo poi in situazioni di estremo non riesce a recuperare perché è abituato a muoversi troppo lentamente. Ancora uno. Attacca, stacca, metti le gambe, andiamo a prendere la nuca e la portiamo verso destra. Lasciate le gambe leggermente flesse, il gomito ben aperto in fuori e la spalla che spinge verso il basso. Da qui blocchiamo il movimento, andiamo ad allungare fuori. Fletti, stai, 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 hai una forza che spinge il laterale, una forza che spinge verso il basso e lo sterno che spinge in avanti. Diventa rotondo, scendi, 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 ammortizza ancora di più. Lascia le mani al suolo. Vi chiedo di estendere bene le gambe, lasciando i talloni attaccati, andiamo a camminare lentamente in avanti fin quando i vostri talloni non vorranno sollevarsi. Nel momento in cui vogliono sollevarsi, vi fermate. Spingiamo i gomiti verso il basso e pensiamo a spingere i glutei verso il soffitto, allungando il più possibile la nostra colonna vertebrale. Ancora un respiro profondo, solleviamo entrambi i talloni, rovesciando sulle dita sull'avampiede, poi scendo in quadrupedia. Scendendo in quadrupedia, andiamo a tenere le ginocchia sempre larghezza bacino e andiamo in iperestensione con entrambe le mani in avanti e la fronte che è a pochi millimetri dal tappetino. Questa posizione vi sembrerà una posizione statica, ma in realtà non lo è, perché vado ad allungare bene tutta la colonna vertebrale, dalla zona coccigea fino alla zona cervicale. Anche qui non devo tenere le spalle attaccate alle orecchie, ma devo tenerle ben lontane. Ancora due respiri profondi, immaginate i polsi che vanno lontani, lontani, lontani. Da qui attuiamo una bella contrazione verso l'alto, apriamo la gola in avanti, sempre con le spalle distanziate, e torniamo dietro. Iperestensione, punto 1, contrazione, secondo punto, terzo punto, apro la gola, come abbiamo fatto all'inizio, senza andare in retroversione cervicale. Prendiamo un ritmo un po' più dinamico, uniamo questi tre movimenti e scendo ancora, estensione, rotondo, apro la gola, ritorno, continuate a respirare, mi raccomando non bloccate la respirazione e ancora. Estensione, ne abbiamo ancora tre, rotondo, rialzamento del petto, apri la gola, inspiro, espiro, andiamo due, contrai, apri la gola, ritorno, ne facciamo solo più uno, contrai, apri la gola e rimani qui. Torniamo nella nostra iperestensione, i polsi sono lontani. Abbiamo la larghezza dei nostri polsi corrispondente a quella delle nostre spalle. Da qui, senza staccare il gomito, scusate, senza lasciare il gomito attaccato al pavimento, andiamo a incrociare il braccio destro sotto il sinistro e poniamo il sinistro verso l'alto. Ritorno al centro e vai, cambio, sinistra. Sale il braccio destro, vi chiedo di mettere il palmo della mano quando il braccio è su, verso l'esterno,
ciò verso l'interno. Allungo il più possibile. Ritorno. In questo caso il bacino non oscilla. Il nostro obiettivo è tenere il bacino più fermo possibile. E andiamo ancora uno e uno. Apri. Ritorno. All in one. Lungo, apro. E ritorno al centro. A questo punto le mani si avvicineranno alle ginocchia. Appoggiamo l'avampiede, lasciamo le gambe flesse. Portiamo il busto indietro. Rimaniamo un po' qui. Non è necessario che i talloni tocchino il pavimento, perché questo dipende dalla naturale lunghezza dei vostri tendini. L'importante è mettere le ascelle sopra le ginocchia e pensare di andare il più lontano possibile. In questo modo la nostra colonna vertebrale attuerà una piccola curva piacevole, soprattutto per quanto riguarda la zona cervicale. Mani più o meno davanti ai piedi sotto le spalle, appoggio i talloni e risalgo una vertebra alla volta. Due respiri profondi. Espiro l'aria. Ancora uno. Inspiro. Fuori l'aria. Braccio sinistro sale. E vai. Aggancio. E spingo giù. E ancora. Aggancio. E spingo giù. Ricordatevi il concetto delle due forze. Il braccio destro spinge verso il basso. Il sinistro cerca il soffitto. Andiamo ancora tre. Mi raccomando anche le mani. Le dita delle mani sempre lunghe, fanno sempre parte del nostro corpo. E rimango al centro, andiamo a prendere la nuca. Laterale, la spalla sinistra ben bene staccata, non sponciate in fuori, cercate sempre di stare, di avere questa sensazione di stare dentro di voi. Una piccola flessione, fletto le gambe, allungo il laterale verso destra, apro lo sterno, rimani lungo lungo. Non ti ingruppire, non chiudere, le scapole devono fare questo lavoro qua. Si chiudono le scapole, ma il petto si apre in fuori. Scendo lentamente. Estensione. E piego nuovamente. E ancora. Estensione. E fletto. Due. Pensate molto ad allungare la vostra colonna al contrario. Me ne fate ancora uno che rimarrà rigorosamente teso. Come prima, spostiamo le mani avanti e formiamo una bella V con il nostro corpo. Sicuramente sentirete una piccola differenza rispetto all'inizio. Quindi i talloni staranno un po' più giù, le mani avanzeranno maggiormente. Spingo i gomiti verso il basso, allungo, mi allento dal petto anche se siamo a testa in giù, solleva entrambi i talloni, rovescio verso il basso, ritorno all'iperestensione di prima. Rimani piatto, lontano lontano, così pochi secondi di respiro, pensate a portare il più possibile i polsi lontani dal vostro corpo, senza far seguire le spalle, e spingete bene i glutei verso i talloni. Da qui riprendo la sequenza di prima. Salgo in contrazione. Apro, stavolta andiamo in discesa, con le mani bene sotto le spalle. Ritorniamo su, riaprendo la gola. E andiamo nuovamente dietro in iperestensione. In più indietro, mi dicono di indietreggiare. Ok, e andiamo, contraggo, apro la gola, scendo. Se voi scendete con i gomiti in dentro, non solo attuate un piegamento che fa bene alle braccia, ma soprattutto alla zona del tricipite, che è quella tendina fastidiosa di cui noi donne spesso ci lamentiamo. E dietro allungo. Me ne fate ancora tre,
Contrai, cerca l'ombelico, scendi, apri, torno dietro, andiamo ancora due, contraggo lievemente il petto. Sfruttate bene la pressione in contrazione, la pressione sul pavimento per andare ad agire bene 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 sulla zona scapolare. Contrai, spingi, 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 come quasi se dovessi spostare il pavimento. Ritorno dietro, bene, fate solo più uno e vai, contrai, scendi, rimani qui, io fregato, allunga le braccia in avanti, io devo avanzare però, vediamo se funziona tutto perché siamo qui a fare la diretta col telefono girato al contrario. Sì, sì, ti vedo, vai. Ok, braccia in avanti. Ora vi chiedo semplicemente di spingere con la fronte sul tappetino e di attuare 4 respiri. Cosa significa? Che io vado completamente a scaricare la zona lombare. Quindi in questo esercizio io non devo in nessuna maniera utilizzare la forza della schiena, ma devo utilizzare la forza dell'addome. Quindi questo è il tappeto, l'addome spinge, si rigonfia sul tappeto e scarica al massimo sulla fronte, che in questo caso è terra. Ancora 2 respiri. Fuori l'aria. Ancora 1. E sto. Adesso, tenendo la fronte a terra, le braccia lunghe tese avanti, sollevate entrambe le gambe e le riportate al suolo 10 volte. Inspiro, espiro e ritorno. Le braccia non sono molli, sono avanti e dovete sollevare dall'altezza, quindi più o meno dall'anca, fino alla punta del piede, senza utilizzare questa zona qua. Questa zona qua non dovete sentirla minimamente in questo lavoro che stiamo facendo. Dovete solo usare l'addome. Se sentite fastidio su quella zona lì, significa che dovete alzare ancora di meno le gambe. Bastano veramente pochissimi millimetri. Ne facciamo ancora 2. L'ultimo. E sto. Rimanendo con le gambe giù, andiamo a sollevare le braccia e di pochissimo la fronte. E ritorno. E ancora di pochissimo la fronte. E ritorno giù. Anche qui mi raccomando, le spalle staccate dalle orecchie. Sollevo, inspiro, espiro. E ritorno. Mani belle lunghe. Andiamo ancora 5. No. Via. 4. Lunghi gomiti. E ritorno. Andiamo 3. Inspiro, espiro, 2, solo di 1, e sto. Bene, da qui andiamo ad avvicinare le mani sotto le spalle, i gomiti in dentro, apriamo solo la gola 5 volte come prima, apro e ritorno giù, lo sguardo torna sempre sotto il mio naso, e ancora apri. Giù, ritorno. Per l'aria. 2. 2. L'ultimo. Apro la gola e torno giù. Allunghiamo le braccia in avanti e andiamo a chiudere anche le caviglie. Da qui solleviamo il braccio destro e la gamba sinistra e li riportiamo giù. E cambio il braccio sinistro, gamba destra e ritorno. Con il principio di prima, quindi spingo con l'addome sul tappeto, non vado assolutamente a caricare la zona lombare. Cercate di estendere la gamba il più possibile. Il mio obiettivo anche è quello di usare il mio bacino
come se fosse una ventosa, quindi non devo piegare il ginocchio. Il movimento parte, come ho detto prima, dall'anca, di conseguenza non c'è flessione della gamba in nessun modo. Andiamo ancora a 6 e ritorno. 5 e ritorno. 4. Vai, 3. 2. L'ultimissimo. E ritorno, mani sotto le spalle. Apro la gola, torniamo in iperestensione. Stavolta i glutei sollevati dai talloni e il petto che spinge verso il basso quanto possibile. In questo caso appoggiamo i gomiti. Chi è ferrato appoggerà anche il mento. Il vostro obiettivo qui è spingere il più possibile lo sterno verso il pavimento, quindi creare un'apertura scapolare molto più ampia del solito. Rimaniamo ancora 3 respiri. Inspiro, espiro, sentite bene il contatto col pavimento. Esrotolo lentamente. Molto bene, andiamo a sederci. Gambe a diamante, i talloni non sono vicini, sono ben lontani, penso solo a crescere. Immaginate un filo che vi porta su verso l'alto. Mani sulle ginocchia, andiamo ad usare solo la zona lombare. Contrai e ritorno al centro. E ancora una bella contrazione, dilatamento del petto e ritorno. Cresci, chiudi le scapole e facciamo ancora 2. Solo più 1. Rimango qui, utilizzo la pressione sulle ginocchia per andare ad enfatizzare la mia contrazione, che comporterà anche un allungamento scapolare. Da qui pensate di andare avanti verso il vostro naso fino a raggiungere le caviglie. Trovate l'altezza che più vi aggrada, quella che il vostro corpo vi permette, e attuate dei piccolissimi, piccolissimi bounce, che non sono delle testate sui talloni, ok, sono veramente piccoli, perché dovete lavorare nel vostro raggio d'azione di maggiore fatica. Ne facciamo ancora 5, 4, 3, 2. Rimango. Quando avete trovato un'altezza ulteriormente maggiore, allungate le braccia in avanti all'altezza delle vostre spalle e pensate solo a respirare. L'importante nello stretching, nell'allungamento in generale, andare proprio a respirare, non bloccare il respiro, perché il respiro ossigena molto i tessuti muscolari e consegue che riesco ad allungarmi ancora di più. Da qui lentamente cercate di mantenere questo assetto e allungate prima la gamba destra, che diventerà parallela. Rimanete qui qualche secondo senza fretta, tanto siamo in quarantena, non andiamo da nessuna parte. Non c'è pericolo. Cambio, allungo la sinistra. Godetevi questa posizione, entrambi i piedi sono a martello. Srotolo lentamente ma con una vertebra alla volta. Ok. Da qui sviluppiamo ulteriormente la colonna verso l'alto. Vi chiedo solo di divaricare le braccia. Già questa posizione è faticosa. Se voi mettete una mano all'altezza dell'addome, sentite già che stando dritti l'addome sta lavorando. Due respiri. Aria. Ancora uno. Rimango.
apro il braccio destro, apro il braccio sinistro, prendo l'altezza delle spalle, non più su. Andiamo a fare una piccola torsione verso destra, ritorno al centro e piccolina verso sinistra. Qui il vostro obiettivo è di stabilità, ciò significa che le gambe non si muovono, non fanno ciuff ciuff, sono esattamente lì dove le avete poste ad inizio esercizio. Devo pensare solo a crescere verso l'alto e a ruotare il più possibile. Quanto la fascia addominale mi permette, perché se poi io per ruotare devo andare in ritroversione di bacino, non mi serve a nulla. Piuttosto ruoto un pochino di meno, ma sto comunque in crescita. Me ne fate ancora 4, cresco e ritorno. E ancora, entrambe le braccia sono alla stessa altezza. Inspiro, espiro, ritorno, ancora una, rimango al centro, inspiro braccio verso l'alto, andiamo a formare una C con la schiena, dalla C lentamente srotoliamo, ritorniamo in piano e ancora inspiro, fuori l'aria, divento una bella C, sempre senza forzare il movimento. In questi esercizi non forzate mai i vostri muscoli, cercate sempre di rispettare ciò che il corpo vi chiede. Sbrotolo lento. Me ne fate ancora 2. Inspiro, fuori l'aria. Solo più uno. Inspiro. Rimango giù. Rimani qui, vai a prendere l'esterno di quello che riesci, dopo essere il tallone, la caviglia, il ginocchio, non è importante. Rimango qui, attuo 2 respiri profondi. Lentamente srotolo. E vado. Io adesso avanzerò perché se no non ci sto. E vado, sdraiandomi lentamente. Una vertebra alla volta. Ok, da questa posizione vi chiedo di portare bene le braccia su verso l'alto, larghezza scapole. Ora potete rilassare i piedi. Quando sono in posizione sdraiata non devo avere questa galleria, quindi proveremo a chiudere lentamente la zona lombare, a far aderire bene la schiena. Ovviamente quando ho le gambe appoggiate, se sono una persona di tendenza lordotica, faccio meno fatica. Se ho le gambe lunghe, ne faccio un po' di più. Quindi cercate anche qui di rispettare la vostra natura, di non andare a tutti i costi a proseguire degli schemi. Braccia su verso l'alto, da qui tendo la schiena bella piatta, vi chiedo solo di staccare le scapole e di riattaccarle. Quindi in questo momento stiamo controllando il più possibile la nostra curva naturale, la zona lombare, e stiamo andando a smobilitare la zona scapolare. Le mani sono larghezza spalle, i palmi delle mani si guardano. Inspiro, espiro. E ancora. E giù. E vai, inspiro fuori l'aria. Ricordatevi che l'espirazione nel Pilates prevede l'aria come se passasse da dentro di me e non uscisse effettivamente dalla bocca. È un concetto teorico abbastanza complesso sul quale si lavora anni e anni e anni, quindi non sconfortatevi. Ancora 2, inspiro fuori l'aria. Rimango, vi lasciate le scapole al suolo, portate le braccia dietro a un filo da terra e le riportate avanti, sempre mantenendo questo assetto. Inspiro, espiro e ritorno su, le braccia sono belle tese. Andiamo un po' dinamico, mamma mia quanto è tardi, ma com'è possibile? Sì. Inspiro, espiro e andiamo ancora 2.
Only one. E rimango giù. Andiamo ad accorciare le gambe, quindi ad appoggiarle, mi metto in diagonale, magari mi vedete meglio, scusa se ti vado tutto così, vieni. Ma indietro la nuca, andiamo. 10 tranche, lo sguardo in mezzo alle ginocchia, non chiudete i gomiti, lasciateli belli aperti, il mento staccato dal petto. Cercate di sentire la testa molto pesante tra le vostre mani. Il trucco per non avere mai il collo è proprio quello. La testa tra le mani non è qualcosa di leggero, è bello pesante. Quindi se la state tenendo, ve ne accorgete. Fuori l'aria ancora due. Rimango su. Da qui alterniamo braccio destro, filo da terra e ritorna dietro. Braccio sinistro, filo da terra. Prendete come riferimento le diagonali. Pochi giri di allungamento. Qui avete un totale controllo delle braccia, delle gambe che non sono assolutamente abbandonate. Quindi se io sono partita con le gambe parallele, le ginocchia in linea con le caviglie, con la punta del piede, quella posizione devo mantenere fino alla fine dell'esercizio. Inspiro, espiro. Me ne fate ancora due. Inspiro e ritorno. Ancora uno. Rimango su. Entrambi. Allungo. Ruoto i polsi. Ruoto nuovamente. Ritorno dietro. E vai allungo. Ruoto i polsi. Me ne fate ancora tre. Sguardo in mezzo alle ginocchia. Due. Belle mezzo le braccia. Solo più uno. Ritorno, scendo. Da qui lasciate le gambe così come sono, sollevate solo i talloni. Ok, partiamo più o meno da 90 gradi, le braccia sono lunghe, arco verso il basso, la schiena aderente al suolo, piccoli accompagnamenti delle gambe verso il basso e ritorno. Dai, mi giro, no, mi giro io. Scendo e ritorno. L'obiettivo qual è? Arrivare al massimo grado senza abbandonare la zona lombare. Quindi nel momento in cui sento che la galleria entra in azione, devo fermarmi un pochino prima. Ne rifate ancora tre. Se volete avete i piedi in estensione in avanti, altrimenti lasciateli pure morbidi. Proseguo il movimento sollevando la nuca e andando in contrazione addominale. Le braccia sono a pochi millimetri dal pavimento, non ho detto metri, ho detto millimetri più o meno, all'altezza delle anche. Le mani sono spalancate, braccia corti. Andiamo 5 e ritorno. 4, non modificare l'assetto del bacino, non modificare la zona lombare, pensa a crescere. 2. 1. E scendo. Mani sulle ginocchia, rilassa i piedi, rilassa le caviglie, piccole circonduzioni in fuori, spingi le ginocchia verso di te. I gomiti in apertura esterna ti aiutano a tenere il più possibile la schiena aderente al suolo e a mantenere una posizione corretta anche da sdraiato. Ne facciamo ancora due. L'ultimo. E stop. Da qui vi chiedo di andare ad allungare le gambe verso il soffitto. Piedi a martello, piccola extra rotazione in fuori e ritorno parallelo. Quindi manteniamo sempre l'assetto della schiena, uguale prima. Andiamo a ruotare in fuori solo dall'anca fino alla punta del piede. Quindi il movimento non è un movimento che parte
solo dal piede che fa ciao, ma è un movimento che parte in extra rotazione da qua, quindi questa parte comanda, il resto agisce di conseguenza. Inaliamo ancora in fuori e ritorno. Le gambe le più tese possibile. 3 e ritorno. 2. Rimaniamo in extra rotazione, riprendiamo le mani dietro la nuca dell'inizio e andiamo. 10 e ritorno. Modello zona lombare. 9 sulle scapole. 4 e giù. Vai, trae lo sguardo sempre verso le ginocchia, non venire su in maniera esagerata. Rimango su, stai. Come prima, stacchiamo subito entrambe le braccia a un filo da terra vuoto e ne ritorno dietro. La difficoltà della diagonale è ritornare esattamente dove erano i gomiti, quindi ci va anche una memoria corporea. In queste lezioni di quarantena, secondo me, avrete anche imparato a conoscere maggiormente il vostro corpo, perché non avendo uno specchio, avete imparato a fare quello che noi istruttori continuiamo a dire, cioè sentire, percepire. Non esiste solo lo sguardo, esiste anche il sentire quello che il mio corpo fa, come si muove nello spazio. Ed è una cosa carina. Ancora 2. 1. E scendi. Rilassa. Bene, le ginocchia verso di te. Ruota la testa una volta a destra e una volta a sinistra. Ancora. Andiamo a mettere le gambe a 45 gradi. Un piccolissimo balzo per salire. Ok. Adesso facciamo un esercizio un pochino diverso, che all'inizio vi darà molto fastidio. Magari iniziamo a farlo oggi, lo faremo anche nella diretta della prossima settimana. Andiamo a mettere le mani sotto i glutei, quindi proprio a creare una sorta di cuscinetto, ok? Spingo sempre l'ombelico verso il coccige, solleviamo le gambe di poco. Non dovete andare a creare questo tipo di lavoro. È importantissimo mantenere le spalle basse, lo sterno in fuori e il controllo della parte superiore. Una volta che siamo qui, disegniamo dei piccoli cerchi in fuori senza andare a ballare la hula con il resto del corpo. Quindi abbiamo una grandissima stabilità della parte superiore. Ancora uno. Cambiamo 10 giri verso sinistra. Bene tese le gambe. Naturalmente questo esercizio si fa a fine ciclo addominale perché abbiamo scaldato il cinto e torno. Riposo gambe al petto. Sdraiati tranquillamente. Naturalmente questo esercizio lo rifacciamo. Successivamente rifacciamo giovedì, il protocollo di questo esercizio sarebbe partire a decrescere, quindi 10 rotazioni fuori, 10 rotazioni dall'altra parte, 8, 8, 5, 5, 2, 2. Ma per oggi lo ripetiamo ancora una volta, diviso 10 e 10. Se vuoi in questo punto della lezione puoi far finta che io sia il tuo manichino e...
e guardarmi. Se sono assistente, sono assistente. Mi sto vendicando per 2 minuti di plank che mi farò fuori. Vai, fuori. 1, 2, 3. Blocca l'addome. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bravo. Non mi vedo, ma vado sulla fiducia. Bravissime! Ok, adesso lasciate andare la gamba sinistra. Lontana, lontana. Mani sulle ginocchia, gomiti aperti. Vi chiedo di andare a formare una piccola cupola rotonda. La gamba sinistra non deve essere ruotare in fuori, deve essere abbandonata. Lasciatela ben, ben parallela. Una bella pressione sostenuta sul ginocchio. La fronte quasi va verso il ginocchio. Nei casi rari riuscirete a toccare la fronte. Donatella ci riesce di sicura, non io. Sì, questa è una cosa che sapranno tutti, Donatella sa fare tutto, non la sfidate mai perché poi un giorno mi arriva scassata a casa perché tanto le cose le deve fare lo stesso. Rilascio, cambio gamba. Vai, sali. Rimango, gomiti aperti. Stai. L'obiettivo non è tanto la malleabilità dell'articolazione dell'anca, quanto rilassare la schiena dopo il lavoro che abbiamo fatto. E rilascio. Andate a recuperare nuovamente la gamba sinistra, destra, scusate, sono a specchio. E stendiamo su verso l'alto quanto riuscite. Rimani qui. Stai lì, goditi il momento, il piede non extra ruota in fuori, rimane parallelo. Lascia il ginocchio bello teso. Non forzare le braccia, deve essere un movimento abbastanza naturale per quanto possibile. Cambio gamba. Sinistra che sale. Mantengo la gamba destra bella parallela. Inspiro, espiro. E rilascio. Braccio su verso l'alto, un solo rollato per salire. Fuori l'aria. Inspiro. Formula C di prima e mi rendo conto di quanto sia magnifica adesso. Diverso, eh? Srotolo lento. Ok, gli chiedo 2 secondi in quadrupedia. Andiamo a sciogliere tutta la colonna vertebrale. Mani sotto le spalle, braccia bene tese, contrai, rilascia in fuori, ne facciamo ancora 2, contrai, via il mento dal petto, rilascia in fuori, non guardare il soffitto con il mento, solo con gli occhi. Trasferisco il peso, mani al suolo, rimani qui, estendi le gambe se puoi, lascia la colonna vertebrale lunga, rimani 2, respiri, ancora 1, fletti le gambe, sali una vertebra alla volta dalla zona cuscice alla zona cervicale e ritorno. Destra grande, sinistra, raccolgo energia positiva che ne abbiamo bisogno in questi giorni di quarantena, carico e grazie ragazzi, grazie a te, è stato molto emozionante, molto bello, vi ricordo l'appuntamento alle 19 con Marco
allenamento funzionale, sempre Magic Dancing, poi domani Baby Dance e Zumba. Un bacio a tutti, ciao, alla prossima! Ciao!